con lei per il caso Lombardia, professore. Intanto le faccio la domanda, adesso arrivano questi milioni di dosi, riusciranno le regioni a partire dalla sua, da quella dove si trova lei, a gestire a questo punto questo cambio di passo, una centralizzazione, ci sarà secondo lei? Io me lo auguro davvero e questa delle 4 milioni di dosi è una buonissima notizia, ovviamente. Riusciranno i nostri eroi? Ebbene, quello che si è visto in questi giorni è che la parte finale dell'operazione, quella gestita sul campo da gente che vaccina, sta funzionando secondo me anche molto bene. È il pezzo e mezzo che preoccupa, perché quelli che avrebbero dovuto garantire la chiamata e l'organizzazione dell'arrivo delle persone ai centri che vaccinano, beh, è lì che direi che c'è stato il problema. Mi auguro che anche questo venga superato, sa, questo è il momento in cui dobbiamo vaccinare. E quindi, insomma, io sono molto più per la prassi favorevole ed effettiva, piuttosto, cioè, per il pragmatismo, piuttosto che stare a discutere le colpe di questo o di quell'altro, anche se evidentemente determinate inefficienze si sono anche questa volta palesate. Vado dall'onorevole.